Ciao, ciao a tutti, bentrovati, bentornati al mio canale. Un bacio grande da Patrizia. Siamo qui per parlare di un po' di novità. Allora, non ho fatto grandi acquisti in questo periodo di quarantena, ve l'avevo detto. Io ancora sto facendo la stessa vita da persona, insomma, chiusa in casa o quasi. Però ora che si potrà aprire un po' di più, magari proverò a fare qualche giro e vedere qualcosa. Però in questo periodo mi sono arrivate delle cose che avevo ordinato già, alcune addirittura prima dell'inizio della quarantena e che poi ho potuto ritirare solo adesso, perché me le ero fatte spedire a casa dei miei genitori che ho rivisto solo pochi giorni fa, dopo più di 2 mesi. E quindi ve ne parlo. Uno tra l'altro è ancora un regalo del mio compleanno che non avevo ancora ricevuto e ce ne sono ancora alcuni che probabilmente dovrei prendere, dovrei ricevere, spero. E allora iniziamo invece con un acquisto che ho fatto io e che ho fatto forse 2 mesi fa e ci ha messo diverse settimane ad arrivare perché presumo venisse dalla Cina ed è una palette occhi di un brand che si chiama Beauty Glaze e la palette in questione è la Mysterious. Non so se da questo pack voi possiate intuire qualcosa. Questo è il pack esterno che si apre così. È un ordine che ho fatto io su Amazon e l'ho pagata un prezzo, cioè, veramente ridicolo, sui 10 euro più o meno, se ricordo bene. Stessa grafica, questo è cartoncino che c'è all'interno della non è una pagnotta, palette, che ha una chiusura così automatica, è tutta in carta abbastanza pesante e la palette è questa. Vi ricorda qualcosa per chi ha comunque un po' di dimestichezza con brand più famosi? Questa dovrebbe essere il dupe della Mercury Retrograde di Huda Beauty e io l'ho scoperto un po' per caso in realtà, cioè non l'ho comprata perché pensavo che fosse il dupe della Huda Beauty, ma l'ho comprata perché mi piacevano questi colori che sono fuori dalla mia comfort zone per questa riga, almeno questi. Alcuni sono molto metallici, un po' glitterati e con finitura anche chrome, insomma, altri sono più tranquilli, però c'era questo abbinamento di colori che mi intrigava, mi incuriosiva. Oggi sono truccata con questi due colori, il lilla e l'argento, ma io non sapevo che fosse il dupe della Mercury Retrograde. Ho cercato un po' palette dupe, palette low cost, palette consigliate su Amazon. E mi è apparsa questa, ho letto le review e poi dopo ho scoperto essere appunto il dupe della famosissima Mercury Retrograde. Siccome sono dei colori un po' fuori dalle mie abitudini, io non avevo voglia di spendere grandi cifre, però ero incuriosita, intrigata e quindi ho detto vabbè, prendo un dupe. Poi la cosa è rimasta lì nel dimenticatoio, la palette ci ha messo molto tempo ad arrivare e io l'ho potuta prendere dopo molto tempo, quindi ve ne parlo solo oggi, ma sono colpita davvero. Provo ad avvicinarmi un po'. Sono dei colori che sono molto belli a vederli qui, ma ancora più belli quando poi vengono swatchati. Allora vi faccio qualche swatch al momento e sono colori burrosi. No, ma cioè, io sono veramente strabiliata e non l'ho ancora testata per uscire, ma solo per stare in casa perché, come vi ho detto, non sto uscendo, sto facendo lo swatch dei colori metallici, ma sono davvero, davvero colpita, strabiliata, cioè sono dei colori bellissimi. Ecco, guardate qui. Sembrano quasi cremosi, burrosi, hanno una texture davvero burrosa che si fonde con la pelle, colori ricchi, vibranti. Oggi appunto ho fatto questo trucco
con lei e mi piace molto anche la resa sull'occhio, perché a volte magari dagli swatch i colori sembrano bellissimi, poi magari li mettete sulla palpebra e fanno increspature, soprattutto questi metallici invecchiano la palpebra, la appesantiscono, vi danno allergia. Insomma, io non sto provando problemi assoluti, penso che 10 euro ne valgano assolutamente la pena, non avrei mai speso, vi faccio magari qualche swatch sui colori opachi. Cioè sui matte veri e propri, che sono anch'essi molto molto belli. E, insomma, secondo me vale assolutamente la pena. Anche questi, insomma, mi piacciono. Considerate che io sono già abbronzata. Ecco, cioè, vabbè, questo l'ho messo male, però ecco. Sono già abbronzata, quindi magari risaltano anche meno. Insomma, i colori sono stupendi, per me sono bellissimi. Ci sono anche bellissimi abbinamenti sui toni caldi e più tranquilli. Ci sono anche dei colori chiari. E insomma, ce n'è anche uno bellissimo qui che è un illuminante, questo. E anch'esso. Sono entusiasta io di questi colori. È un dorato, che si può usare anche come illuminante. Insomma, io ve la straconsiglio, vi metto il link qui sotto, non è un link affiliato, quindi non c'è nessun interesse da parte mia a pubblicizzare, è proprio un acquisto che ho fatto io, che mi ha stupita. Se cercate qualche colore un po' pazzo, questa, soprattutto per l'estate, questa è perfetta. Tra l'altro, la riprendo un secondo, Huda Beauty è uscita anche con delle palette, quelle a 9 colori più piccole, che hanno queste varianti di colore. Ce n'è una proprio sui toni del menta, in cui ci sono dei colori molto vicini a questo, a questo. Ce ne sono quelle sui toni del lilla, che hanno anche, che ripetono questo colore, e altri colori più tranquilli. E quindi, insomma, questa può essere una valida alternativa dell'una e delle altre, degli altri formati mini più recenti. Sono colori perfetti per la primavera estate, cioè non si levano con una salviettina normale, ma poi dovrò fare, me ne servono almeno due, un passaggio con l'acqua e sapone per forza. Quindi, Beauty Glaze Palette Mysterious. Allora, poi andiamo avanti, sempre con il make-up. Ci sono delle novità che non so, non le ho comprate recentemente, ma ho iniziato a usarle recentemente e le utilizzate per questo make-up. Iniziamo dal rossetto che porto oggi, che ce l'ho da Natale, questo è un regalo che mi fece mia cognata a Natale, ma ho iniziato a usare ora perché è un colore tipicamente primaverile estivo, questo rosso pomodoro di questo brand che è il Banana Beauty. Questo è un brand, non so se sia italiano, forse potrei dire una cretinata, forse no, non lo so, però c'è la pagina Instagram anche in italiano di Banana Beauty. E questo colore si chiama Oh Baby ed è appunto questo rosso molto vivo, molto fresco, molto estivo, chiaro, insomma, un rosso veramente brillante, rosso pomodoro, non mi viene un'altra definizione. I rossetti sono liquidi, sono opachi, sono a lunga tenuta, si possono stratificare e sono con un buonissimo inci. Non saprei dirvi esattamente se sono eco bio, ma sono comunque con un buon inci, quindi sono rossetti verdi, diciamo così. Ora non vorrei spararla grossa, ma mi sembra di ricordare proprio così. E ci sono tantissimi colori, anche limited edition. Questo è un colore permanente e mi piacciono perché non appesantiscono le labbra, hanno un'ottima resa. Io questo l'ho messo addirittura senza matita. Quindi non vanno oltre, non strabordano, quando si fissano rimangono e durano anche per diverse ore. Che per essere, insomma, un rossetto, diciamo, di questo tipo, che non contiene particolari schifezze all'interno, mi ha molto molto sorpreso. Quindi Banana Beauty io ve li consiglio. Poi altri due prodotti che ho utilizzato per il make-up di oggi è questo concealer di Lidl, che avevo preso un po' di tempo fa. E questo è il colore medium ed è il Cyan Liquid Concealer, che mi piace. Questo mi piace, è liquido, il giusto, scusate, è cremoso il giusto, ha una colorazione che tende un po' sull'albicocca, quindi per me va bene questa tipologia qui. Non è chiarissimo, questo qua.
Però insomma io sono scura, e è una colorazione neutra che tende all'albicocca e non fa grinze, non tende a sparire durante la giornata, costa pochissimo, dategli una chance, insomma ve lo consiglio. E poi ho utilizzato questa BB cream di Kiko della linea Green Me, che era già uscita 2 anni fa e che poi è stata riproposta e che trovate. Credo che la stiate, che la stiano vendendo anche adesso, io l'ho comprata un paio di mesi fa. Questo è il colore 104 Natural Beige. Questo colore mi piace molto. Sapete che io vi ho parlato tempo fa, in uno degli ultimi video, del mio amore per il fondotinta di Yves Rocher, il Pure Light. Questa BB cream gli si avvicina un po' come resa, ma le colorazioni sono diverse. In questo caso io ho fatto un po' fatica a trovare una colorazione più vicina al mio incarnato. Questo appunto è il Natural Beige colore 104, che non so quanto faccia per me, ma tra quelli che erano in gamma, purtroppo pochi, l'ho stesa qui, è quello che si avvicinava di più. Però, insomma, essendo una BB cream, si fonde questo prodotto con la pelle, quindi anche se non azzeccate il colore proprio perfetto per voi, poi quando lo stendete non fa particolarmente stacco. Ovviamente vi dovete avvicinare a una tonalità vicina alla vostra. E allora mi piace perché è abbastanza idratante, non fa strato, si può lavorare bene, non soffoca la pelle, dà quell'effetto fresco che vi fa sentire insomma in ordine senza opprimere ed è un prodotto perfetto per la primavera e l'estate. Con il make-up abbiamo finito. Allora, passiamo al beauty. C'è un pacchettino che mi è arrivato di prodotti l'erbolario. Allora, ho ricevuto 2 prodotti l'erbolario che non avevo mai provato e che mi hanno stupita parecchio della linea, entrambi all'acido ialuronico, di cui uno è anche una novità. Allora, la novità è una crema mani a tripla azione della linea acido ialuronico e in questo momento sappiamo quanto sia importante prenderci cura delle nostre mani perché le laviamo spesso, le disinfettiamo con dei gel alla mucchina o con l'alcol o con degli spray disinfettanti e quindi le mani tendono a seccarsi. Volevo farvi un video a proposito sulla cura delle mani in questo periodo, fatemi sapere se vi può essere utile. Io cerco di non trascurarle le mie mani, anche se devo dire non sono una fissata, perché sostanzialmente perché come per la pelle del corpo, io anche nelle mani non ho una particolare necessità di idratazione, pur essendo una persona che non tende a proteggersele molto quando fai lavori in casa, io non metto mai i guanti quando faccio i lavori in casa. Solo in quest'ultimo periodo ho sentito un po' di più la necessità di idratarle e nutrirle un po' più spesso, ma non sono fissata. Grazie a Dio sono anche fortunata, ho delle mani che non si tagliano, non si rovinano, non si screpolano. Però insomma un po' le curo, ecco, per cui ho diverse creme per le mani aperte. Ma parliamo, no, questo è l'altro, parliamo della crema mani. Allora è contenuta all'interno di questa confezione da 75 ml, che quindi è una confezione abbastanza grandina, ed è un prodotto che contiene il 98% di ingredienti di origine naturale, in cui naturalmente abbiamo anche il burro di karité, l'acido ialuronico, che come sapete ha la proprietà di idratare a fondo la pelle. Allora, mi sembra che l'acido ialuronico che è in questa linea, in cui ci sono vari prodotti di cura anche per il viso e per il corpo, sia a tripla azione e a triplo peso molecolare, e cioè basso, medio e alto peso molecolare, in modo da raggiungere tutti gli strati dell'epidermide. E questa è una crema che può essere utilizzata in ogni periodo dell'anno. Io la sto utilizzando in questi giorni e contiene oli e burri molto emollienti, altamente emollienti, ma non unge. E contiene anche burro di karité e burro di sal, cioè è una crema molto molto idratante, direi anche nutriente, ma la cosa
veramente fantastica di questa crema, che mi piace moltissimo, è che la parte interna delle mani non ve la lascia untuosa, cosa che invece mi capita quasi sempre, spesso, non sempre, spesso con altre tipologie di creme. Quindi per questo che mi piace, non so il prezzo, sicuramente non è proprio economica. Questo sarà uno dei prodotti dell'erbolario che forse ha un prezzo sicuramente non low cost, però è una crema senza dubbio valida. Non so se la facciano anche in un formato più piccolo, non vi so dire, questo è un formato da 75 ml. Allora, l'altro prodotto che mi sta colpendo piacevolmente, sto utilizzando proprio in questi ultimissimi giorni, è uno spray per i capelli sempre all'acido ialuronico. Si chiama Luce e Volume Spray Bifasico Mille Virtù, con acido ialuronico, cheratina vegetale e olio di cocco, adatto a tutti i tipi di capelli. Allora, sono 100 ml, si presenta con un formato così, in spray. Questa è plastica, la confezione è molto carina, ha anche un buon odore, non ha un odore fastidioso, vagamente, vagamente fiorito, vagamente. Quello che mi ha colpito di questo prodotto è che, allora, va agitato perché è un bifasico che si deposita con questa nuvola che viene erogata, impalpabile, sembra quasi un'acqua termale quando viene spruzzata, si deposita sui capelli e non li unge, li idrata ma non li unge. Io ho i capelli grassi, tendenzialmente al grasso, tendo a utilizzare pochissimi prodotti di styling. Questo però è un prodotto multitasking, cioè questo può essere utilizzato sia prima dello shampoo, e cioè come prodotto leave-in per idratare i capelli prima dello shampoo, sia dopo come prodotto di styling sui capelli umidi prima della messa in piega, e tende a dare lucentezza e volume. E fa entrambe le cose, vi aiuta anche a rendere la piega più malleabile, più, insomma, i capelli li rende più docili alla piega e li protegge anche dal calore. Anche questo quindi è un prodotto che io mi sento di consigliarvi, e contiene il 98% di ingredienti di origine naturale. Quindi, Erbolario, complimenti, perché con questi prodotti, insomma, mi sta stupendo. Io ho provato la linea all'acido ialuronico anche con dei sample che loro mi hanno dato nel corso del tempo. Hanno una crema corpo che è buonissima, ma anche le creme per il viso. Allora, poi vi anticipo, ma non vi faccio una review ora, vi anticipo che ho ricevuto dei prodotti in omaggio da parte di Edo Parfum, una full size e dei sample, 5 sample. Allora, Edo Parfum è un brand italiano che produce profumi ispirati, equivalenti. Mi incuriosiva da tempo questa azienda e sono contenta di aver potuto fare una collaborazione con loro. Mi hanno fatto scegliere una full size a mia scelta dal loro catalogo, e mi hanno fatto scegliere anche 5 tester da provare, che hanno un formato che non so esattamente quanto sia, ma è decisamente un formato corposo. Questi saranno 3 ml, penso, almeno, ma forse anche di più, forse potrebbero essere anche 5 questi, non so bene quanto, perché qui non è indicato e loro non me l'hanno scritto, però sono belli grossi, belli cicciotti, mentre la full size è da 50 ml, e in vendita hanno anche di questa linea il 30 ml. La particolarità, questa è come si presentano le confezioni, sono tutte più o meno così, in vetro, il tappo è di plastica e lo spray. Allora, classificano i loro profumi per codice a cui corrisponde anche nel sito, insomma, il profumo a cui si ispirano questi profumi. Quello che mi ha colpito di Eau Parfum è che, oltre a un catalogo abbastanza tradizionale di profumi commerciali, loro hanno anche dei profumi di nicchia nella loro lista, cioè replicano anche profumi di nicchia, e io mi sono orientata soprattutto su questi. Sono profumi che mi hanno colpito per la persistenza,
tutti questi che ho provato, alcuni un po' di più, alcuni un po' di meno, ma sempre parliamo di persistenza medio-alta, se non altissima. E vi dico che cosa ho scelto, ma non vi anticipo ora le mie impressioni, se non che sono piacevolmente stupita da tutti. Allora, io come full size ho scelto il codice U500 che corrisponde a Starry Night di Montal, un profumo unisex orientale. Starry Night si ispira il nome al famosissimo dipinto di Van Gogh, La notte stellata. E nessuno di questi profumi che ho scelto io li ho mai sentiti in originale, per cui quando vi farò la review, penso presto, uscirà il video magari subito dopo questo, vi parlerò esclusivamente delle emozioni, delle sensazioni, delle impressioni che mi trasmettono i profumi Eau Parfum, che io ringrazio tantissimo per la fiducia. Però non vi posso dire, sono identici all'80, all'85, al 100%, fermo restando sempre quello che io penso. Un profumo ispirato non può mai essere identico all'originale, altrimenti sarebbe l'originale. Allora, quindi Starry Nights in full size, poi ho preso, me lo leggo qui dalla lista che gli ho mandato, questi sample sono 5 e corrispondono a Kirké di Tiziana Terenzi, Orgasm di Francese, di Michele Francese, Black Afghano di Naso Matto, Narcotic Venus di Naso Matto e Memoir Woman di Amouage, quindi tutti signori mo profumi molto conosciuti, molto amati, molto famosi e un po' simili tra loro per quello che insomma si dice, per la persistenza, per la sfrontatezza, per un certo carattere. Quindi a presto vi farò una review completa. Grazie a Edo Profumi e grazie a voi per avermi seguita in questo video. Ciao, alla prossima!